Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Buona visione! Di fatto, Lattanzio giudica Ermete Trismegisto come uno dei più importanti veggenti e profeti pagani, uno che aveva previsto l'avvento del cristianesimo poiché aveva parlato del figlio di Dio e della parola. In tre passi delle Institutiones, egli cita Trismegisto insieme alle Sibille, quali testimoni dell'avvento di Cristo. In nessuna occasione Lattanzio dice alcunché contro Ermete Trismegisto. Egli viene sempre presentato come lo scrittore più antico e illuminato, autore di opere il cui tenore è compatibile col cristianesimo e che, per la sua menzione del figlio di Dio, può essere annoverato, insieme alle Sibille, fra i profeti pagani. In altri passi di carattere generale, Lattanzio condanna il culto delle immagini ed esprime anche la convinzione che i demoni, usati dai maghi, altro non siano che maligni angeli caduti. Ma queste osservazioni non vengono da lui mai associate a Trismegisto, che appare sempre nella veste di una venerata autorità, in fatto di verità divine. Quindi non c'è da meravigliarsi che Lattanzio diventasse uno dei padri prediletti dal mago rinascimentale che non volesse rinunciare a restare cristiano. Invece Agostino presentava delle difficoltà per un lettore di questo genere, poiché nel De Civitate Dei egli pronuncia una condanna severa contro ciò che Ermete l'egiziano, detto Trismegisto, aveva scritto intorno agli idoli, cioè contro il brano della Asclepius, citato per intero da Agostino, sul modo in cui gli egiziani, nelle loro pratiche di magia religiosa, animavano magicamente le statue degli dei, infondendovi lo spirito. Qui Agostino si serve non di un testo greco della Asclepius, come aveva fatto Lattanzio, ma di quella stessa traduzione latina che è giunta fino a noi e che quindi deve essere fatta risalire almeno al IV secolo. Come si è già accennato, questa traduzione soleva essere attribuita ad Apuleio di Madaura. Il contesto in cui Agostino muove il suo attacco contro il brano idolatrico della Asclepius è importante. Infatti, egli si scaglia contro la magia in generale e in particolare contro l'opinione di Apuleio di Madaura in fatto di spiriti o demones. Apuleio è un semplice singolare di quella categoria di uomini che, dopo aver ricevuto un'elevata educazione nella cultura generale del mondo greco-romano, alla fine, stanchi degli stantii insegnamenti delle scuole, cercarono la salvezza nella scienza occulta, in particolare in quella di tipo egiziano. Nato verso il 123 d.C., Apuleio venne educato a Cartagine e ad Atene, dopodiché si recò in Egitto dove venne coinvolto in un processo sotto l'accusa di magia. La sua fama è legata alla meravigliosa novella popolarmente nota col titolo di Asino d'Oro, il cui protagonista viene trasformato in asino dalle streghe e, dopo molte sofferenze subite sotto queste spoglie animali, torna ad acquistare le sembianze umane in seguito ad una visione estatica della dea Iside, apparsagli su una spiaggia solitaria dove egli vagava in preda alla disperazione. Alla fine, egli diventa sacerdote di Iside in un tempio egiziano. Il tono complessivo della novella, con il suo tema etico, la forma animale costituisce infatti la punizione di una trasgressione,
la sua iniziazione statica o illuminazione, la sua coloritura egiziana, è simile a quello degli scritti ermetici. Benché Apuleio non sia stato di fasto il traduttore dell'Asclepius, quest'opera deve essergli indubbiamente apparsa del tutto congeniale. Agostino definisce Apuleio un platonico e lo attacca per le sue opinioni intorno agli spiriti aerei o demones, da lui considerati intermediari fra gli dei e gli uomini nel suo scritto sul demone di Socrate. Agostino lo giudica empio, non perché non creda negli spiriti aerei o demoni, ma in quanto li ritiene spiriti maligni o diavoli. Poi egli passa ad attaccare Ermete Trismegisto per aver lodato le pratiche magiche con cui gli egiziani infondevano tali spiriti o demoni nelle statue degli dei, rendendole così animate e trasformandole a loro volta in divinità. A questo punto egli cita testualmente il passo dell'Asclepius sulla creazione umana degli dei. Quindi si mette a discutere la profezia sulla fine della religione egiziana e il lamento per tale decadenza, che egli interpreta come una profezia della fine dell'idolatria grazie all'avvento del cristianesimo. Dunque, anche in questo testo agostiniano, Ermete Trismegisto appare come un profeta dell'avvento del cristianesimo, benché Agostino gli tolga ogni merito a tal proposito, affermando che la prescienza del futuro gli deriva dai demoni da lui venerati. Ermete presagisce queste cose in quanto alleato del diavolo e, pur dissimulando l'evidenza del nome cristiano, predice con accento addolorato che da esso proverrà la distruzione di tutte le loro idolatriche superstizioni. Ermete infatti era uno di coloro che, come dice l'apostolo, pur conoscendo Dio, né lo glorificavano come tale, né gli si mostravano grati, ma nutrivano fallaci fantasie e avevano come sciocchi il cuore pieno di oscurità. Questo è quanto scrive Agostino. E poi prosegue affermando: tuttavia, questo Ermete dice di Dio molte cose secondo la verità, anche se era accecato dalla sua ammirazione per l'idolatria egiziana e gli venne suggerita dal diavolo la profezia della futura distruzione di essa. Quale esempio antitetico? Egli cita un vero profeta come Isaia, il quale disse: gli idoli dell'Egitto verranno rimossi alla sua presenza e il cuore dell'Egitto si liquefarà in essa.